Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Due giorni fa, più precisamente il 20 agosto, per il mondo nerd è stata una giornata da non dimenticare. La Sony e la Disney hanno temporaneamente, speriamo, divorziato, lasciando il personaggio interpretato da Tom Holland in un forse grande come il multiverso. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella e di seguirmi in tutti i miei social che trovate sempre qui sotto in descrizione. Oltre a questo, ricordo che nelle mie storie Instagram, una volta a settimana, farò un quizzone comics con circa 20 domande. Detto ciò ragazzi, non perdiamo altro tempo, a voi il video. Buona visione! Prima di iniziare, facciamo un passo indietro. Lo scorso 10 luglio, online, è trapelata la notizia che se Spider-Man Far From Home non avesse raggiunto il miliardo di incassi, l'accordo Sony e Disney sarebbe saltato del tutto, riportando Spider-Man e compagnia cantante nuovamente alla Sony. Qualche giorno fa è sbucato l'articolo. Spider-Man ha superato il miliardo. Quindi Sony, tutto a posto? E invece no. Come un fulmine a ciel sereno, le due aziende multinazionali non sono riuscite a ristipulare un nuovo accordo su Spider-Man, togliendo del tutto questo personaggio dall'MCU. Sinceramente, l'aria tra le due era abbastanza tesa, e già dal mese scorso mi aspettavo una notizia simile. Questo divorzio pare essere nato per problemi economici. Ma mi spiego meglio. La Disney, vedendo l'enorme successo dell'ultima pellicola della fase 3, ha deciso di rivedere gli accordi, chiedendo alla brutta e cattiva Sony di dividere gli incassi dei futuri lungometraggi del Tessi Ragnatele in un 50-50, a differenza del 5% più una percentuale sul merchandising stipulato nello scorso contratto. Questa notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, causando qualche infarto ai fan e agli attori MCU. L'attore che si è sbilanciato più di tutti è Jeremy Renner, che interpreta Occhio di Falco. L'attore, in un suo post su Instagram, chiede apertamente a Sony di trovare un accordo con la Disney e di restituire Peter al Marvel Cinematic Universe. Oltre a questo, la Sony ci ha regalato un'altra perla. È riuscita ad acquistare l'Insomniac Games. Per i babbani che non sanno cosa sia, questa azienda è quella che ha prodotto Marvel Spider-Man per la PlayStation 4, ottenendo il pieno controllo del personaggio anche nel mondo videoludico. Adesso vi dico la mia. Penso di essere l'unico in tutto il mondo a stare un po' dalla parte di Sony, perché questa multinazionale, oltre a spendere soldi per l'intera distribuzione, finanzia interamente il film, facendo uscire dalle proprie tasche una somma di denaro non indifferente. Se poi mettiamo che deve pagare anche il 5% alla Disney e in più privarsi di una percentuale sulle vendite del merchandising, capisco benissimo l'inamovibilità di dare il 50% degli incassi a Mickey Mouse. Naturalmente sono anche dell'idea che quel 5% poteva diventare un 15% o addirittura un 20%, ma penso che Sony voglia sfruttare il personaggio per nuovi progetti. Non dico di inserirlo nel nuovo film di Venom, ma potrebbe essere il via allo Spider-Verse. Perché anche se il personaggio di Tom Holland è nato nell'MCU, non è costretto a ritornarci, ma dovrebbe stare insieme ad altri uomini slash donne ragno a combattere contro Morlun e la sua famiglia. Oppure, in un'altra mia teoria, potrebbe morire in uno dei due film che Holland è costretto a fare da contratto e lasciare la scena a Miles Morales, come successe tanti anni fa nella versione Ultimate. Detto ciò, tutti si stanno concentrando su Spider-Man, ma oltre lui sparirebbe anche J. Jonah Jameson, Norman Osborn insieme ai Dark Avengers, i Sinistri 6 e tutti i personaggi collegati a Peter. E voglio ricordare che Spider-Man è il personaggio che ha più nemici e alleati di tutto il mondo Marvel. Oltre a questo, sto notando che molti sono convinti che facendo così Sony si stia scavando la fossa, ma se notiamo bene ha il coltello dalla parte del manico. Naturalmente, senza offendervi o scannarvi, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ragazzi, questo breve video finisce qui, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto sapete già cosa fare, lasciare un bel like, condividere e iscrivervi al canale. Naturalmente attivando la campanella per non perdervi nessuna novità. Ricordate che qui sotto in descrizione trovate sempre le mie pagine social e ancora più sotto nell'area commenti potete scrivermi cosa ne pensate di questo video, ma soprattutto cosa ne pensate di questa storia. Detto ciò ragazzi, grazie ancora per aver visto questo video. Noi ci vediamo qui, sempre questo canale fatto di origini, versioni, curiosità e TG Nerd. Ciao ragazzi, alla prossima! La Disney, vedendo l'enorme...